E io parto dalla fine, nel senso che noi fra un po' chiudiamo, quindi lo dico con un po' di rammarico, perché mi dispiace molto, con un po' di soddisfazione, perché credo che qualcosa di buono siamo riusciti a fare. La data ufficiale di apertura della RES, come diceva il collega Bartoletti di Reggio Emilia, dovrebbe essere il 4 di novembre, e la prima RES dovremmo essere noi, perché avendo 30 posti apre il primo modulo di 10 posti, quindi dovrebbero accogliere quindi 10 posti della REMS di Parma. In questi 4 anni credo che non riuscirò ad essere assolutamente esaustiva con tutto veramente il lavoro che abbiamo fatto, con tutto veramente anche proprio il movimento culturale che abbiamo cercato di mettere in campo. Abbiamo scritto libri, fatti convegni, filmati, veramente di tutto e di più. Ho stalkerato magistrati, avvocati, colleghi, quindi spero di chiudere senza una denuncia in tal senso, proprio per permettere effettivamente alle persone che sono entrate nella nostra REMS di avere un futuro, di avere una collocazione alternativa, non nel senso di una psichiatria allocativa, ma nel senso di un percorso di cura che avesse un valore di senso e che potesse permettere effettivamente il recupero di queste persone. La REMS di Parma è collocata a Casale di Mezzani, che dista circa 16 km da Parma. È una struttura che fa parte appunto del Dipartimento di Salute Mentale all'interno di un'unità operativa complessa che io dirigo, che comprende altre due strutture residenziali, un'intensiva, una estensiva e gli istituti penitenziari di Parma. Quindi insomma il regno è piuttosto complesso. E anche queste altre strutture accolgono percorsi giudiziari, percorsi alternativi appunto alla detenzione. È una struttura di area vasta perché appunto accoglie persone delle province di Reggio Emilia, Piacenza e Modena. Ecco, la cosa particolare è che afferisce al sistema di emergenza e urgenza del Dipartimento. Cioè, cosa vuol dire? Che durante dal lunedì al venerdì la struttura è coperta dai medici, tra me e la collega che è psichiatra, oltre a tutta l'equipe, logicamente, che è costituita da 23 persone, però i festivi, quindi sabato e la domenica e durante la notte, non è coperta da personale medico, ma afferisce al sistema appunto dell'emergenza urgenza, quindi della reperibilità che è presso appunto il pronto soccorso di Parma, cioè una reperibilità attiva, una guardia attiva, e quindi praticamente l'urgenza viene risposta dai colleghi che sono appunto al pronto soccorso. Vabbè, i principi della mission allora i dati. Sì, pregherei di far silenzio, capisco la grande importanza dei questionari, però i colleghi, anche se sono gli ultimi due, credo che abbiano piena dignità di ascolto, grazie. Allora, passando ai dati, quindi noi abbiamo aperto il 27 aprile del 2015, abbiamo avuto 40 ingressi, quindi per 38 persone, perché due sono stati dei reingressi per violazione della libertà vigilata, e la maggior parte di loro, come vedete, provengono dal territorio, dagli altri istituti di pena, dall'SPDC, da altre reti, dal domicilio. Di questi 40, di queste 38 persone, la maggior parte erano già in carico ai centri di salute mentale, 7 non erano noti ai servizi, e quindi la presa in carico è avvenuta da parte appunto della REMS. La maggior parte delle diagnosi psichiatriche rientrano nell'ambito dei disturbi dello spettro schizofrenico, e pochi sono stati disturbi di personalità, e diciamo che le codiagnosi, perché in realtà insomma, parlare di un solo disturbo diventa alquanto difficile nella psichiatria odierna, quindi le codiagnosi principali erano appunto con l'uso di sostanze stupefacenti e soprattutto con problematiche di tipo cognitivo. Quindi quello che abbiamo messo in campo, soprattutto anche un lavoro importante anche per cercare di ovviare a tutte le problematiche, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza per il craving, e anche tutte le problematiche cognitive, quindi con aspetti riabilitativi legati proprio al lavoro sul discorso della percezione sociale. Poi le tipologie di reati, la maggior parte di loro sono stati reati gravissimi, parliamo di omicidi, pluriomicidi e di reati contro i maltrattamenti.
Pochi, come vedete, sono i reati contro il patrimonio. Altro aspetto importante che noi abbiamo messo in campo è stato proprio il lavoro della giustizia riparativa, e altro lavoro importante che abbiamo portato avanti che è iniziato l'anno scorso è quello proprio del lavoro anche di accompagnare al lavoro psichiatrico anche un lavoro riflessivo spirituale che nell'ambito anche di altre di percorsi interculturali, interreligiosi. Questo è stato veramente un valore aggiunto, grande assente alla religione cristiano-cattolica, mentre effettivamente ci hanno dato una grandissima mano altre religioni, soprattutto la religione islamica e la religione induista, che effettivamente sono stati, e abbiamo realizzato la stanza del silenzio in quella che era la cosiddetta stanza della desiccation, che non abbiamo mai utilizzato. Questo progetto della realizzazione interreligiosa e interculturale l'abbiamo portato, stiamo per portare anche negli istituti penitenziari di Parma e presso l'azienda ospedaliera universitaria di Parma. L'ingresso in REMS, come vedete, per la maggior parte è venuta come conseguenza del reato, in minima parte come violazione delle prescrizioni, quindi della libertà vigilata. Gli ingressi, come vedete, dal 2015 al 2019 sono questi, distribuiti per anno. E ad oggi abbiamo 7 ospiti presenti in struttura. Questo, la maggior parte, con la misura di sicurezza definitiva, questo è un dato rilevante perché fino ad ora, come appunto abbiamo già rilevato stamattina, le misure di sicurezza provvisorie hanno fatto veramente vivere i cavalli di battaglia, dove la maggior parte delle misure di sicurezza provvisorie sono diventate definitive appunto in REMS. Ma perché 7 ospiti? Perché lavoriamo proprio in regione sulla lista d'attesa. Abbiamo creato quindi il cruscotto regionale, la regione effettivamente insomma, ci dà una grande mano in questo, quindi il cruscotto regionale ci permette proprio di lavorare sulla lista d'attesa, dove periodicamente ogni 3 mesi ci incontriamo con i referenti dei servizi di salute mentale, con i direttori di dipartimento e in modo tale da lavorare su progetti alternativi, e la maggior parte di quelli che sono appunto in lista d'attesa sono già inseriti in altre strutture residenziali in attesa eventualmente del posto in REMS. Questo comporterebbe poi l'eliminazione dalla lista d'attesa qualora i colleghi poi relazioneranno i magistrati di un buon esito del percorso in libertà vigilata. I dati anagrafici, come vedete, i soggetti al momento dell'ingresso hanno questa età, insomma 36 e 35 al momento del reato, 7 sono stati gli stranieri, lo stato civile era prevalentemente celibi, e alcuni con la presenza anche di figli. Dati anagrafici, la scolarità bassa, al momento del reato pochi erano quelli che lavoravano e quindi anche scarsi erano i redditi personali. L'invalidità civile, 14 su 38 avevano già un riconoscimento di invalidità civile, altri appunto li abbiamo realizzati all'interno della REMS. Le prese in carico territoriali appunto erano 32 su 38. I dati anamnestici, ecco, l'uso di sostanze stupefacenti e di alcol, come vedete, va per la maggiore, alcuni avevano già precedenti carcerazione, e poi abbiamo analizzato anche tutte le famiglie, cioè l'aspetto familiare, del punto problematicità, della vulnerabilità, quindi all'esposizione, quindi a aspetti psicopatologici, è stata rilevante. Gli ospiti dimessi, allora, dove sono andati? La maggior parte di questi sono usciti in libertà vigilata, perché non abbiamo mai realizzato licenze finali di esperimento proprio per non avere il problema del mantenimento del posto, quindi occupato, perché, e soprattutto per non avere quella responsabilità relativamente ai pazienti di cui non abbiamo la diretta osservazione, quindi di cui dobbiamo avvalerci, perché la responsabilità rimaneva in capo alla REMS e rimaneva in capo alla sottoscritta. Quindi, allora, abbiamo detto, l'orientamento è la libertà vigilata, quindi 28 sono andati in libertà vigilata, la maggior parte presso altre residenze psichiatriche e il 6 presso proprio il domicilio. Uno ha avuto una revoca e uno è stato trasferito presso un'altra REMS, per cui a Bologna, perché era bolognese. Devo dire che modello operativo no, andiamo avanti, andiamo a vedere le criticità. Abbiamo avuto 5 allontanamenti, di cui 3 da parte della stessa persona, perché aveva un problema di dipendenza da sostanze, e quindi quello che lo ha mosso era il craving verso andare a riferirsi appunto alla cocaina, quindi per 3 volte ha fatto il salto dall'olio cuore, nonostante la struttura sia recintata, videosorvegliata, però appunto è riuscito a superare la porta d'ingresso, altrettanto recintata. Quindi gli episodi di uno è stato un allontanamento senza rientro,
abbiamo saputo che è ritornato nel proprio paese di origine in Tunisia, gli episodi di aggressività. Come vedete abbiamo avuto un episodio di aggressività autodiretta e di invio in SPDC, uno eterodiretta, quindi la colluttazione tra due ospiti. In 4 anni abbiamo avuto 3 TSO, di cui uno extra ospedaliero, e la gestione quotidiana è fatta, diciamo, sul piano prevalentemente relazionale, e le criticità maggiori sono avvenute proprio nel tentativo di tenere a bada quelli che erano i problemi legati all'uso al craving da sostanze e l'impulsività nel ritardo cognitivo. Le difficoltà anche del credito e del risparmio. Quello che volevo dire è che in realtà, diciamo, il clima all'interno della RAI è stato sempre un clima sufficientemente buono, un clima che ha puntato, il lavoro è sempre stato orientato a quello che noi definiamo la sicurezza relazionale, le attività riabilitative sono state numerose, abbiamo avuto anche delle soddisfazioni, nel senso che un ospite ha incontrato anche l'amore all'interno della RAI, perché si è innamorato della signora delle pulizie che veniva a fare, si è sposato, ha avuto una bambina, vive sul territorio. All'interno, tra gli operatori, abbiamo avuto 4 matrimoni e altrettanti figli, quindi insomma il clima, devo dire, è stato sufficientemente positivo per pensare che quindi non ci sono stati turnover tra gli operatori, e quindi insomma penso che chiuderemo sufficientemente pensando di aver fatto qualcosa di buono sia all'interno che verso l'esterno. Una cosa positiva è che stiamo facendo un lavoro, spero che verrà una pubblicazione, un lavoro sugli esiti del nostro lavoro. Abbiamo realizzato un questionario, quindi che abbiamo inviato via email a tutti i referenti dei centri di salute mentale, che hanno in carico i pazienti dimessi, e la restituzione di quello che ci interessava sapere è se il nostro lavoro interno ha ricevuto una ricaduta positiva, un cambiamento del trattamento farmacologico oppure della reiterazione dei reati. E in quelli che ci sono tornati, effettivamente, insomma, l'andamento per il momento risulta buono.